Seconda sconfitta consecutiva per l'Alma Juventus nel campionato nazionale di Serie C. Una sconfitta che non mina però le ambizioni dei Granata, che anche ieri hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per ottenere una salvezza tranquilla, seppur apparsi ancora un po' timidi dalla cintola in su. Il Pordenone, a punteggio pieno dopo tre gare, è una seria candidata a salire in Serie B e in campo dimostra tutte le proprie qualità andando vicino al gol già due volte nel giro di 10 minuti. Dal canto loro gli uomini di Cuttone, che schiera gli stessi 11 delle due precedenti partite, si dimostrano compatti anche se per vedere un tiro in porta del Fano occorre attendere fino al 43esimo, quando la girata di Germinale è sporcata in angolo dal difensore Formiconi. Non cambia il copione nella ripresa, con il Pordenone che tiene in mano il pallino del gioco e l'Alma che controlla senza però impensierire più di tanto la retroguardia neroverde. Al 22esimo brividi per la porta difesa da Miori, salvato dalla traversa sulla bomba di Burrai deviata da Gattari. Quella del centrocampista friulano è il prologo al vantaggio ospite che arriva al 25esimo, con il difensore Parodi bravo a correggere sotto misura la torre di Gerardi. Il Fano non ci sta e prova a reagire, ma la conclusione di Varano dei 20 metri esce di un soffio, costringendo l'Alma ad ammainare bandiera bianca. Comunque soddisfatto della prova dei suoi ragazzi a fine gara il tecnico Cuttone, che da domani sarà di nuovo in campo per preparare la delicata sfida di domenica prossima, quando i Granata saranno di scena sul campo del Feralpi Salò, altra big del girone, attualmente a quota 3 punti, proprio come il Fano. Ci spostiamo in Serie D, dove sono andate meglio le cose ai cugini della Vispesaro, che al debutto casalingo in un Benelli fresco di nuova tribuna hanno piegato la resistenza dell'Aquila per 2-1, con reti di Baldazzi e Carta. In mezzo il momentaneo pareggio ospite di Boldrini, che non riesce a rovinare i piani dei biancorossi a punteggio pieno dopo 2 giornate e attesi domenica prossima dalla sfida esterna contro il San Marino. Passiamo ora a un'altra notizia di calcio, in questo caso amatoriale, che arriva dalla Repubblica Ceca, dove nel weekend si è svolta la 25esima edizione del Prax Barrel, ovvero il Barile di Praga, torneo di calcio a 7 riservato a squadre amatoriali, che ha visto la partecipazione anche di una squadra fanese, la Top Argento, storico team che da anni disputa il campionato provinciale del CSI. La squadra, capitanata da Corrado Fronzi, dopo aver superato nel girone 2 formazioni della Repubblica Ceca, una della Gran Bretagna e una della Danimarca, ha avuto la meglio in semifinale sui padroni di casa del Phoenix per 3-2, prima di essere sconfitta in finale dai russi del Victoria per 4-1. Un secondo posto che per la Top Argento è un'importante iniezione di fiducia in vista dell'imminente inizio del campionato CSI 2017-2018, manifestazione che quest'anno per la prima volta vedrà anche la disputa di un girone pesarese. E torniamo in Italia, ma restiamo in ambito internazionale per parlare della 30esima edizione del torneo di Ultimate Frisbee Madunina, andato in scena nel weekend a Cernusco sul Naviglio. A fare la voce grossa in un torneo caratterizzato dalla forte pioggia è stata la squadra fanese dei Croccali, che dopo 6 vittorie consecutive ha superato nel derby di finale il Rimini, portandosi a casa il trofeo. Soddisfazione doppia per la squadra fanese, anzi tripla. Oltre alla medaglia d'oro di squadra, infatti, sono stati premiati come migliori giocatori del torneo gli atleti Luca Valentini e Chiara Bettini.